Ciao frate, ciao sore, oggi vi ho portato al negozio di animali più grande di Anagnina. Guardate un po'. Spero che non venga sfogato e spero che si carichi, perché l'altra volta non mi si è caricato. Guardate quante cose ci sono qui per gli animali. Poi dopo vi farò vedere gli animali. Guardate questo qua, che bello. Spero che si carichi, l'altra volta non mi si è caricato. Qui stanno tutti gli alimenti per tartarughe, pesci e tant'altro. Questo per i gatti. Adesso arriviamo, guardate, altre disinfettanti per acquari, vitamine per tartarughe, pesci. Adesso cerchiamo di arrivare, ecco, guardate questo quanto è stupendo, un acquario, guardate un po', col vulcano, stupendo. Guardate qui. Straordinario, straordinario. Adesso poi spassiamo agli animali. Non so se ci sono le tartarughe. Questo è un altro stupendo acquario. Vado un po' veloce perché altrimenti... Guardate un po' qua. Che animaletti carini. La tartaruga, che dolce che è. Qui c'è qualcos'altro, mi sembra di no, forse c'erano dei gechi. Guardate questo animaletto qua, questo lucertolone. Adesso andiamo a vedere, qua vedi si era sfogato un pochettino, i vari pesci, posto stupendo, guarda. Altri pesci, questi sono più grandi, stupendi. Stupendi. Questo è tutto il reparto dedicato ai pesci. Qui c'era un reparto dedicato alle tartarughe, ma non le vedo. Non ne vedo neanche una. Ah, eccola una piccolina, vedete? Si vede male, Questa credo che sia una Chrysemys cryptelega, non me l'avrei sbagliata, Non me l'avrei sbagliata. No, non so di preciso che tartaruga è. Qua ce ne sono altre, ma non si vedono. Sono nascoste. Purtroppo volevo fare un rebus a Marco Isidori per capire che
tartarughe sono queste? Questa sembra da di dietro una Chrysemys cripta, una Mauremis Ocadia sinensis o Mauremis sinensis, l'ho sbagliato prima. Qui un altro piccolo acquariuccio. Adesso vi faccio vedere una cosa spettacolare. Una cosa spettacolare. Guardate questi che belli che sono. Stupendi. Stupendi questi acquari, sono stupendi proprio. Adesso vi faccio vedere dei pesci enormi. E penso che erano pesci rossi una volta. Adesso sono cresciuti in una maniera esagerata proprio. Questo che fa? Mi scappa? Guardate quanto sono grandi, sono enormi, saranno lunghi 30 centimetri, questo sarà lungo 30 centimetri, anche se non rende l'idea. Ci sono uccelli, pappagallini, altri uccellini. E il pappagallino. Questi sono gli inseparabili. Due pappagallini. Anche questi sono inseparabili. Questo è un pappagallo appena nato. Questi sono coniglietti, guardate che dolci che sono. Questi che sono sorci? Sono pentecane, che so? Questo è un sorcio, una pentecana proprio, Guardate che bello questo coniglio. D'ancora penso. Qui altri tricetini, questi che dormono tutti insieme, quanto sono dolci qua. Questo è spiritato, questi sono spiritati. Ecco un altro coniglio d'ancora penso. Questo è un sorcio proprio, questo è proprio un topo, topo de fogna. Questo non so che razza è, sembra sempre un sorcio, questi pure sembrano sorci. Guardate che belli qua, guardate che acquario, guardate che acquario. Questi sono enormi sti pesci, saranno 30 centimetri, penso che siano da razza dei pesci rossi, però sono enormi, sono proprio enormi, ci avranno un sacco d'anni penso. Vengono tutti qua perché pensano che gli do da mangiare. Questo è enorme.
Queste sono vari acquariucci, magari per geghi, che sono più da geghi. Torniamo a questo acquario. Stupendo. Vabbè, visto che ci siamo, speriamo che non si scarica, che me lo carica. Queste sono le pompe per pulire l'acqua. Guardate quante ce ne sono a tutti i prezzi. Questa ce l'ho io, però non la uso. Adesso andiamo a vedere una cosa, se ce la facciamo, se non mi cancella il video. Delle cose sono un po' sfogate, scusate, ma questo è altro cibo per animali, tartarughe, pesci e cavoli vari. Adesso dovremmo arrivare alle esche vive. Le esche vive che forse comprerò qualcosa a Carlotta. Ah, ci sono grilli. Sentite anche i rumori dei grilli. No, sono tutti grilli, non ci sono tarme della farina, per cui non posso prenderli. Ah, eccoli. Ma questi io già ce l'ho a casa, per cui ok. Io con queste splendide immagini vi lascio. Il negozio, guardate quanto è grande, è enorme, ci vorrebbe un'ora per visitarlo tutto. Arrivederci e buona giornata col gattino. Ciao ciao, speriamo che è carico, speriamo che sia caricato.